Oggi parleremo di come gestire le innaffiature delle piante erbacee. Le piante hanno bisogno di sviluppare un apparato radicale ben distribuito e che peschi bene fino in fondo al vaso. Per fare ciò è necessario bagnare bene in profondità e poi lasciare asciugare tra un'innaffiatura e l'altra. Le radici fini sono quelle che assorbono gli elementi nutritivi dell'acqua. Esse si trovano nei primi strati del terreno, per questo non è corretto innaffiare da sotto. Innaffiare solo dal sottovaso è una delle tante leggende metropolitane. In natura tutte le piante ricevono la pioggia. Quando innaffiamo, bagniamo per prime le radici fine e poi arriviamo alle radici più lunghe e spesse. Per questo è importante anche far asciugare prima di bagnare di nuovo. E se non bagniamo bene in profondità, ma bagniamo spesso e di superficie e basta, rischiamo di far marcire il colletto e le radici fine delle nostre piante. Bagnando in profondità le piante hanno più riserve idriche perché il primo strato superficiale asciuga, ma sotto la terra è ancora umida. Una buona regola è bagnare non tanto spesso, ma per lungo tempo. In estate, per esempio, non poca acqua tutti i giorni, ma tanta acqua ogni 3-4 giorni. Per valutare quando bagnare, possiamo usare un bastoncino. Infilandolo nella terra ed estraendolo asciutto, sapremo che è il momento di bagnare. Se invece lo estraiamo umido, aspettiamo ancora. Un altro metodo per valutare quando bagnare è quello di vedere se il vaso è pesante o leggero. Un vaso correttamente innaffiato peserà molto di più di un vaso che necessita di essere irrigato. Per quanto riguarda il sottovaso, dopo che abbiamo innaffiato, l'acqua si raccoglierà sotto. In estate probabilmente l'acqua asciugherà. Ma se così non fosse, dopo qualche ora è bene svuotarlo per non far soffocare le radici. Idem in inverno e nelle altre stagioni piovose. Il rischio, avendo sottovaso, è quello di far marcire le piante. Un buon metodo per non far marcire le nostre piante per eccesso idrico è il controllo del drenaggio. Tutti i vasi che noi andiamo ad usare devono avere fori di scolo. Se vediamo che la terra rimane comunque molto umida, è bene realizzarne altri col trapano. Inoltre, è bene usare un buon terriccio di sacco, non uno di quelli economici, che una volta bagnato non diventi melmoso e appiccicoso, ma che rimanga sciolto e soffice. Al terriccio è preferibile addizionare pomice, che è il migliore inerte drenante, stabile nel tempo e poroso. Oppure, se non riusciamo a reperirla, anche altro materiale vulcanico, come il lapillo, può andare bene. Per alcuni tipi di piante che necessitano molto drenaggio, soprattutto invernale, come le salvie, si può addizionare la pomice in alta percentuale, cioè circa al 50%. Un materiale poroso addizionato al terriccio è molto utile, in quanto le radici a contatto con questo materiale avranno sempre possibilità di respirare e resteranno ossigenate anche in caso di eccesso idrico. Ricordiamoci infine di bagnare la mattina e non la sera. Se bagniamo di sera, soprattutto con irrigatori a pioggia, ma anche se irrighiamo a goccia, si formerà comunque un microclima umido stagnante. L'acqua stazionerà molte ore sulle foglie e nell'aria alla base delle nostre piante, portando malattie fungine e marciumi. Invece, se bagneremo la mattina, l'acqua asciugherà subito dalle parti aeree e dal colletto, non appena sorgerà il sole.